Nella top 5 di questa settimana vogliamo presentarvi la grande novità di casa Sony, che promette giochi con cui divertirsi dove, come e quando si vuole, grazie a un sistema appositamente creato in funzione delle esigenze dei migliori sviluppatori mondiali. La tanto attesa PlayStation 4 promette di rivoluzionare veramente il mercato. Presentata lo scorso febbraio a New York, ha fatto davvero gridare al miracolo, grazie al suo hardware decine di volte superiore a quello dell'attuale PlayStation 3, alle funzionalità social e anche al cloud gaming. Insomma, finalmente la next gen sta arrivando. Lo scorso 20 febbraio Sony ha presentato al mondo la sua PlayStation 4. In una delle conference più attese dal pubblico dei videogiocatori, il colosso nipponico ha dettagliato le strategie per il futuro dell'home entertainment. Oltre a specificare le funzionalità e le componenti della nuova macchina da gioco, il publisher ha presentato anche quelli che saranno i titoli di lancio di PlayStation 4. In questa nostra top 5, quindi, vediamo quali sono le 5 ragioni per cui attendere la prima console della Next Generation. Il PlayStation Meeting si è chiuso alla grande, con uno dei titoli che più attendiamo per il 2013 trasportato nella Next Gen. Parliamo ovviamente di Watch Dogs, uno dei più importanti third party presenti al lancio di PlayStation 4 questo autunno. La produzione Ubisoft vede protagonista un misterioso vigilante che pattuglia le strade sfruttando le sue capacità di hacking per scovare tra profili social e conti bancari i criminali. Braccato dalla polizia e deciso a fare piazza pulita dei malviventi, l'eroe si vedrà spesso costretto a spettacolari azioni lampo in cui, catturato il bersaglio, dovrà fuggire dalle forze dell'ordine. Ancora una volta saranno i gadget e le capacità di hacking a guidarlo in un'ambientazione cittadina high-tech completamente free roaming. In termini di gaming, non si può non citare un'altra storica saga legata a Sony, che esordirà con il terzo capitolo nella prossima generazione. Parliamo di Infamous e del Second Son, timidamente mostrato a New York. Si tratta di un'avventura per molti versi differente da quelle passate, anche solo per il cambio di protagonista. Anche senza Cole McGrath, comunque, l'avventura verterà su tematiche forti ed attualissime, come il controllo operato dai grandi governi sui cittadini, sino a privarli delle più legittime libertà personali. Un videogame di ribellione e protesta che nasconde venature di denuncia sociale, care a molti videogiocatori. Fra i titoli disponibili al lancio di PlayStation 4, uno tra i più impressionanti mostrati durante la manifestazione è stato Killzone Shadowfall, nuovo first-person shooter dallo storico team Guerrilla. Il videogioco ha mostrato una chiara rappresentazione del ponte tra passato e futuro della saga. Da una parte non si vuole rinunciare al ritmo non troppo acceso, che è carattere distintivo del brand, dall'altra le possibilità del nuovo hardware hanno letteralmente acceso la vena creativa dei designer, che si sono sbizzarriti nell'aggiungere momenti altamente spettacolari. Fluidità e massima pulizia visiva sono le caratteristiche più evidenti di questo promettente videogioco. Le funzionalità sociali avanzate sono state tra le caratteristiche più interessanti presentate al PlayStation Meeting di New York. Grazie al pulsante Share presente sul nuovissimo pad e ad un processore dedicato alle operazioni in background, agli utenti di PlayStation 4 sarà consentito salvare e caricare in tempo reale i propri video o le immagini indifferentemente su YouTube o social network. Ma non basta, perché PlayStation 4 darà anche la possibilità di iniziare a sfruttare un gioco scaricato dallo store digitale senza attendere nemmeno un secondo, puntando tutto sul cloud gaming più spinto. La nuova architettura è uno dei punti di forza della PlayStation 4, più simile ad un PC e dunque più potente e allo stesso tempo flessibile, permetterà agli sviluppatori non solo di realizzare videogiochi sempre più belli da vedere e complessi, ma di farlo senza imparare nuovi e complicati processi. Tecnicamente parlando, la neonata Sony batte una GPU AMD di ultima generazione, supportata da ben 8 GB di RAM a completa disposizione. Cell, insomma, è solo un ricordo.